Buongiorno, proseguiamo con il filmato 9, seconda parte, oppure B. Il filmato era stato interrotto per degli inconvenienti tecnico-informatici, perché non caricava correttamente il package Reshape 2. Allora, per visualizzare più variabili simultaneamente o comunque nello stesso grafico o nella stessa finestra, utilizziamo la conversione del file CIC8 nel formato long di cui vi ho parlato nei filmati precedenti. Il filmato long è in questo caso prevede semplicemente che i valori delle due variabili siano su un'unica colonna, dopodiché vengono distinti con una variabile di identificazione. Vediamo questo file che creiamo col comando melt, molto semplice. Il comando melt della library reshape2 prevede come primo argomento il nome del file e poi si definiscono le variabili che non sono da trasformare, cioè le variabili tempo, pulcino e dieta, mentre le variabili che vogliamo impilare l'una sull'altra saranno nominate automaticamente dal programma. Vediamo subito. Il file D, come vedete, ha il doppio di osservazioni di CIC8 e presenta un indicatore del nome della variabile, chiamato per l'appunto variabile o variable, e una colonna che contiene il valore value della corrispondente variabile. Molto semplice. Vediamo il primo grafico, vediamo la sintassi, questo l'avevamo già visto prima, la prima sintassi. Aggiungiamo il geom point. Ecco la differenza che abbiamo le variabili in più riquadri della stessa finestra con questo comando faced facet wrap, che questa volta è riferito alla variabile. Importante mettere questo parametro scales uguale free perché non attribuisce la stessa scala alle due variabili, ma le mantiene distinte. E se no, i grafici verrebbero piuttosto male, essendo le due variabili diverse come scala. Eseguiamo. Ecco, vediamo l'andamento
per le due variabili senza distinzione. Di diete. Nel secondo grafico, ecco, vediamo invece l'andamento per dieta delle variabili. I comandi sono sempre gli stessi, l'unica cosa che invece di inserire dopo la tilde in facet wrap, dopo la tilde inserire solo una variabile, le inseriamo sia la dieta che l'identificativo di variabile e tra di loro mettiamo due punti, che vuol dire che verranno esaminate tutte le combinazioni delle due variabili. Eseguiamo. C'è qualcosa che non va. Perché ha ripetuto. Ha ripetuto il grafico precedente. Vediamo il file di. Ecco, riproviamo. Ecco, questa volta è venuto correttamente. Vedete che abbiamo l'andamento delle 8 combinazioni delle due variabili. Ecco, adesso invece di vedere i valori individuali, esaminiamo l'andamento dei valori medi della dieta nel tempo. Per far questo usiamo il comando stat summary invece che geom point. E comunque stat summary raggruppa nella media aritmetica tutte disegna un punto come in riferimento della media se mettiamo l'argomento geom uguale point. Poi gli aggiungiamo sempre con l'operatore più un altro stat summary dove mettiamo geom uguale line, dopo, quindi collegherà i punti medi creati precedentemente. La funzione è sempre media e poi il size può essere cambiato a piacere per visualizzare le linee o i punti più o meno grandi. Vediamo questo grafico. Eccolo, vediamo l'andamento delle medie dell'altezza per le quattro diete. Ora facciamo lo stesso con weight.
Ecco, come vedete qui c'è una chiara tendenza. In questo caso, per quanto riguarda i valori medi, sembrerebbe che la dieta numero 3 sia senz'altro superiore a, per esempio, la dieta numero 1, però bisognerà vedere gli intervalli di confidenza, come si espandono partendo dalle medie, e questo lo vedremo in un filmato successivo per rendersi conto anche, per avere anche un'idea a livello inferenziale della situazione. Adesso visualizziamo le due variabili nella stessa finestra, eccole, quindi simultaneamente le vediamo entrambe, ognuna alla sua scala specifica corretta. Quindi in un colpo d'occhio vediamo l'andamento nel tempo di due variabili riassunte su una buona quantità di individui. A questo punto questo è l'ultimo grafico. Ecco, vedete qui che vengono differenziate le varie combinazioni di dieta e altezza. I comandi sono gli stessi visti prima. Alla prossima.